Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Benvenuti in questo nuovo video. Non badate al casino, per favore, perché la mia data di partita da questa casa è molto vicina, perciò è tutto un po' sotto sopra. Non ve lo chiedo mai, però davvero, per cortesia, fatelo per me. Guardate questo video fino alla fine. È passato da poco il quarto anniversario della ferita alla mia mano, dal morso del cane. Chissà chi è qui da 4 anni. Era il 17 aprile quando abbiamo incontrato un cane, il cane di uno dei suoi vicini di casa. Vi lascio la foto qui per farvi capire meglio. Credo si tratti di un akita americano, non lo so, mi sembra. Quando ho avvicinato la mano al suo muso per accarezzarlo, lui mi ha addentato la mano sinistra e ha iniziato a strattonarmi a destra e a sinistra. Il cane mi ha strappato via mezzo muscolo. Eccola qua, guardatela bene, ora è anche abbastanza carina. Gli altri due tagli invece sono serviti, come vi ho detto prima, a prelevare il tendine e a innestarlo. L'hanno tolto completamente, me l'hanno messo qua dietro per permettermi di fare questo movimento che prima non potevo fare. Facendo questo intervento ho ricominciato tutto da zero. Sarà un processo lungo e complicato ed è stressante, è molto stressante ragazzi. Comunque una decisione la dovevo prendere e ho scelto di rioperarmi. Ho deciso di fidarmi e di andare nuovamente sotto i ferri, ed esattamente nel momento in cui starete guardando questo video, se lo guardate a pochi minuti dall'uscita, io sarò teoricamente appena uscito dalla sala operatoria. Procederanno in questo modo: prendendo un pezzo di nervo dalla mia gamba, come già vi avevo spiegato, e mettendolo all'interno della mano. Questo si chiama innesto nervoso. Quando mi sveglio sarà tutto fatto e non si potrà più tornare indietro. Per certi versi mi sembra che sia passata una vita, per altri sembra che sia accaduto ieri. Non vi ho mai potuto parlare dell'aspetto legale della faccenda perché il mio avvocato mi ha chiesto espressamente di non farlo. Ancora purtroppo non posso dire niente perché la situazione non è del tutto risolta, ma vi prometto che appena potrò racconterò tutto ciò che ho tenuto segreto di questa vicenda. L'unica cosa che posso dire è che devo ancora andare in tribunale e uno dei documenti fondamentali che servono è la perizia medico-legale, che per chi non lo sapesse è semplicemente una relazione fatta da un medico che serve a stabilire l'entità dei danni biologici e o patrimoniali subiti da una persona in seguito ad un determinato fatto e ovviamente determinare il risarcimento a cui ha diritto. Una delle domande più frequenti che ricevo è: perché hai aspettato 4 anni a farla? Cioè dovrebbe già essere chiusa la vicenda. Molto semplice, in questi 4 anni ho subito 3 interventi chirurgici e se io a qualsiasi punto dell'iter avessi fatto una perizia e dopo di essa avessi fatto altri trattamenti o operazioni, quella perizia non sarebbe stata più valida in quanto avrei modificato nuovamente le funzionalità della mia mano, poteva migliorare o peggiorare in seguito ad altri interventi. In questo momento invece, decidendo di non sottopormi più ad alcuna operazione chirurgica ed essendo passati oltre 2 anni dall'ultima che ho fatto, la lesione si può considerare al 100% stabilizzata, come vedete scritto nel referto medico che vi lascio a schermo. Pochi giorni fa quindi sono stato a fare un'elettromiografia, che brevemente è un'indagine diagnostica che si esegue con lo scopo di valutare lo stato di salute dei muscoli e dei nervi. Questo esame è fondamentale per il medico legale, che deve capire quali sono le funzionalità perse a livello sensitivo e motorio, sulla base di quelle quantificare il danno. Nel mio caso l'esame è stato composto da 2 fasi, elettromiografia ed elettroneurografia. Potrei spiegare la parola, ma la pratica vale più della grammatica, quindi vi faccio vedere. Unica cosa che vi anticipo è che nella seconda parte dell'esame mi infilano un ago non proprio piccolino all'interno della mano, quindi per le persone più sensibili volevo fare questo disclaimer. La prima parte sono semplicemente degli elettrodi, quindi potete guardare tutti. Buongiorno, oggi ultimo grande dolore alla mia manina. Vado a fare l'ultima elettromiografia che servirà al medico legale per effettuare una valutazione completa su quello che è il deficit che mi è rimasto. Siamo alla prestigiosissima clinica Columbus. Mai sentita, ma dicono così. Sembra un albergo dell'Ottocento. 032 sportello 1. Sono arrivato io prima del dottore. Incredibile. Allo zoom integrato, sì, faccio. Cominciamo piano piano, te la faccio sentire pianin pianino. Vado? Vada. Porco zio. A quale zio ti riferisci? Al mio o al tuo? No, per sapere, ne ho anch'io tanti, eh. Al mio. Qua si parte pianissimo, mi devi dire quando cominci a sentirla verso il po'. Io la vedo. Sì, sì. Perfetto. Cambiamo di mano. Qui dovrebbe far meno male, tanto non sento niente. Io cerco sempre, il mio lavoro da tempo è quello di realizzare cose che siano funzionali e che non facciano dolore. Ok. Com'era? Sopportabile? Sì, ma sul pollice non ho sentito niente. Ok. Posso ancora fare la pinky count. È diventato splatter. È diventato un po' splatter, tieni. No. C'è pubblico sensibile, magari sei in fascia protetta. Ok, prova a piegarlo il pollice. No? Così, più di così. Fai fatica. Tieni. Bravissimo. Ok, questa è quella buona.
Sì. Si vede bene che la mano è bella cicciotta. Sì. Ok, e il pollice si muove bene. In più, tu ci senti bene. Sì. Questa è la mano cattiva, non c'è muscolo, se muovi, muovi male, sei mosso dai muscoli dell'avambraccio, non sì. da quelli della mano. Questa zona qua, non senti. Niente. Niente. A destra, la parte della sensibilità, quest'onda, che è bella. Questa è la sinistra. Dire che esista un'onda elettrica ci va molta fantasia. Facciamo la parte del muscolo, tanto per far vedere com'è. Questa è l'onda muscolare della mano destra, bella. Questo invece è quello che c'è dalla mano sinistra. Mazza, niente, zero. Niente, zero. E difatti anche poi mettendo l'ago dentro non si vede nessuna attività. Beh, mi è sembrato abbastanza chiaro, no? Per chi non avesse capito, il mio nervo sensitivo non trasmette assolutamente nulla. Quindi la mia sensibilità nella parte della mano innervata dal nervo mediano, perciò in soldoni la parte anteriore del pollice, è quasi a zero. La stessa identica cosa vale per il muscolo. Il dottore ha mostrato le curve grazie a cui si capisce bene che le funzionalità del mio muscolo opponente sono pressoché inesistenti. Questa quindi è la conclusione, è finita. Non voglio sottopormi ad altri interventi, come ho già detto, perché ne ho piene le scatole, sinceramente. Notti insonni, gesso, fisioterapia, stop dal lavoro, tutto quello che ne consegue, ma soprattutto non ho la sicurezza che potrebbe migliorare qualcosa, perché con l'ultimo intervento ho fatto un trapianto di nervo che ho preso dalla caviglia, quindi ho perso la sensibilità al piede mettendolo nella mano e non è migliorato nulla, quindi ho solo perso la sensibilità al piede, quindi insomma non vorrei rischiare più di così. Solo due cose sono sicure: la prima è che questa era l'ultima visita e la seconda è che la mano rimarrà così per sempre. Mi dispiace veramente, perché credetemi, non sapete cosa voglia dire perdere le funzionalità di una parte così importante del corpo per il mio lavoro, ma soprattutto psicologicamente. Però è andata così, ci farò l'abitudine. Grazie davvero di cuore a tutti gli amici e le persone che mi sono state accanto durante questo periodo infernale della mia vita. Però una carica motivazionale in più è stato il voler dimostrare che nonostante le difficoltà tutto si può superare, essere di esempio anche per voi. E spero di esserci riuscito anche solo in minima parte. In ogni caso, comunque, devo ringraziarvi perché tante volte le vostre parole mi sono state di conforto quando pensavo di mollare tutto, e queste volte non sono state poche. Sulla questione legale prometto che vi aggiornerò quanto prima. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo, e se vi va attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sulla vicenda e sui prossimi video. Però mi raccomando, non dimenticatevi mai di sognare in grande. Dream big, do bigger. Ciao!